della sinistra sociale in politica, i valori rimangono immutati, il personalismo, la giustizia sociale, la partecipazione, la necessità di alimentare il confronto politico attraverso il dialogo e attraverso i contenuti, lasciando un po' da parte tifoserie. È un'esperienza molto significativa, il sindacato ha guardato con molta attenzione e continuiamo a considerarla ancora oggi un grande riferimento, ripeto, per l'impostazione identitaria e valoriale. Ecco, oggi a poche centinaia di metri da qui si stanno decidendo le sorti dell'Ilva. Qual è la sua idea al proposito? Ma penso che ormai si lavora verso l'amministrazione straordinaria, una decisione dovuta, quella del governo, considerato il disimpegno della multinazionale indiana. Bisogna costruire le condizioni per assicurare la continuità aziendale, il rilancio della produzione, la tutela e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro, e poi penso che il governo farebbe bene a cominciare a ragionare su possibili nuovi investitori che garantiscano il mantenimento di un asset importante e strategico quale quello dell'acciaio per l'economia e per l'industria di questo paese. Ma lei ha ancora fiducia nel governo, nell'azione del governo? Ma è l'unica alternativa, considerato il disimpegno della proprietà, è l'unica alternativa che rimane per assicurare una prospettiva alla siderurgia italiana, per rilanciare, ripeto, la produzione, per fare scelte nuove di politica industriale orientate ai percorsi di decarbonizzazione. Importante mettersi subito al lavoro in una logica di continuità aziendale per ricercare nuovi investitori che aiutino la conservazione e il mantenimento della siderurgia nel nostro paese.